Ehi la ciurma, io sono Mazzio Tess e ben ritrovati qui in questo nuovo episodio di Spore Galactic Adventures. No, mi è venuto male l'acuto, però vabbè. Andiamo a menare quindi di brutto questi cavolo di tizi del manga, questi impero Quidee. E allora andiamo a menarli di brutto. Proprio con molto piacere. Allora, qua hanno solo una cosa che andrei a bombardare molto piacevolmente. Perfetto, li ho proprio asfaltati, non hanno più un Kaiser. Vabbè. No problema, delle colonie che avanzano, sì. Dopo ne compreremo. Andiamo a posizionarci delle difese. Odio quando fa così. Allora, allora, questa. Questa fa schifo, ma sono le prime che escono. Ok. Allora, posiziona solo difese, poi dopo andremo a pensare in un secondo momento bene. Perché questo è un T2 e conviene non lasciarcelo scappare. Qua mi dirà tutti. Ok, spazio per le torrette esaurito. Ottimo, adesso ce ne andiamo. Questo è entrato adesso nel nostro impero e andiamo a menare gli altri due affari qua. Scendiamo su questo e andiamo con la mini bomba a devastarli. Dov'è che sono? Qua. Ah, questo è anche un T0 sembra, quindi. Ottimo. Ok. Andiamo a raccogliere qua cosa c'è che c'è, ne. Questo che cos'è? Medaglia sceriffo tribale fossilizzato, vabbè. Qualcosa che possiamo tenere adesso perché abbiamo la stiva un pochettino più grande, ma. Adesso andiamo a menare qua. Con violenza. Altrimenti potremmo anche farli colonizzare e poi menarli. Tanto qua è un. Si arrendono. Se l'abbiamo distrutto, beh. E se andassimo con il mega impulso? Molto meglio, vabbè, l'abbiamo distrutto del tutto, ma. Tanto spezie rosse non dovremmo aver troppo. Ok, questo ha preso. Là ci sono degli affari, dei messaggi che sono un po' che non mi piacciono, ma.
Non è poi così complicato, a parte il fatto che abbiamo perso tutti i nostri alleati, ma vabbè. Ah, qua è andato di... Ma io non capisco perché ogni tanto va distrutto, ogni tanto... Con questo sistema, ottimo. E voilà, e l'altro impero se n'è andato a quel paese. Così imparano a romperci le scatole in questo modo. Allora, adesso andiamo a recuperare un attimo quello che c'è. Allora, vediamo che cosa dice qua. Allora, ah no, non mi dice niente in casa. Ah, ci è andata una missione di trovare i Grox. Solo che dobbiamo andare al centro della galassia. E al centro della galassia non è una grande posizione, nel senso che abbiamo bisogno di sicuro dell'affaruncolo per i warp, i buchi neri, per passare in mezzo ai buchi neri senza... Si è preso anche una pianta, di cui non me ne faccio un caso. E appunto quello là costa abbastanza, quindi abbiamo bisogno di recuperare un po' di soldi. Ma prima volevo comprare il sistema madre degli Ipox. Forse semplicemente non può avere più di tot colonie. Dove? Ah, mi ha dato un notizio qua. Altra roba? No. Ok. Salve, poi dopo lo metterò a posto off camera questo. Allora, 7 di spezie rosse, vabbè, lo prendo. Volete qualcosa di... 11.000 la gialla, ma arriva fino a 17.000, quindi no, per ora no. Diamocene. Abbiamo conquistato anche Fagna per il nostro impero e andrei a tornare un attimo a casa e farmi dare poi anche delle scorte. Allora, questa è rossa, rossa non me ne frega un Kaiser, là ci sono l'impero a me. Motore interstellare 4 è un'ottima cosa, adesso vediamo quanto costa, anche se in realtà vorrei prima acquistare il sistema se me lo facessero acquistare. Vediamo se... Ammazzo, volete acquistare qualche spezia? Dubito, però. La rosa 20.000, la verde 22.000, la blu a 17 non è male, visto che il massimo è 20. Io direi di sì, che te la vendo la blu. Anche se la blu potrà aspettare, andiamo a recuperarne altra prima, così. No, non l'ha venduta, ok. Commercio, ricarica. Allora, il motore interstellare, vediamo quanto costa. Ce l'avete voi il motore interstellare? Interstellare. Motore interstellare, sì. 4. 750.000, non è male. Adesso vediamo quanto ci facciamo con la spezia blu a vendergliela. Allora, la spezia blu era qua su Armageddon che ho potenziato al massimo, ne recupereremo altre 15 unità. Ok, 13 da là, 15 da là. Perché 13? Forse non era ancora pieno di nuovo. Allora, andiamo qua. Saluti, allora ricarica e vi vendiamo questa 17.000. 59 ci farà un... bene, un milione, va bene. Perfetto, e adesso, beh... Non lo compriamo ancora perché andrei più che altro a Remida 5, perché abbiamo 10 milioni in contemporanea nell'inventario. Allora io andrei a comprare a questo punto il sistema madre loro, che non è il sistema madre forse, però 3 con la spezia gialla è un'ottima cosa. Qua ne hanno 10, qua 40. Sì, questa è un'ottima cosa. 5, ma andiamo sul sicuro. Ottimo! Ho acquistato il loro sistema. Quindi qua abbiamo di 40. Ottima storia. Tanto che siamo pieni di spezie gialla, non ne raccogliamo più. Poi andrò a sistemarlo off camera questo sistema. E andrei. Ah, questo è anche nostro? Sì, altra gialla. Non sapevo che avessimo pure quella. Forse ce l'ha venduto adesso. Non ricordavo che l'avessimo, proprio sinceramente. Adesso vediamo, questo è un rosso, questo è un rosso, questo è un discreto sistema che è anche della verde, quindi andrei più che altro su questo a fare un'altra rotta commerciale. Salve, tra l'altro dovremmo forse... Ah, non c'è più l'alleanza.
Vorrei un rapporto commerciale con te. Ok, perfetto. Commercio, loro hanno per caso, no, hanno distruggi pianeta. Bien, volete qualcosa? La rossa 13.000. Arrivo subito, andiamo a prendere della rossa subito. Subito della rossa, subito, 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 subito nel nostro sforna rossa a quantità industriale. Vai. Un altro po' qua. E arriviamo a 98, ottimo. Così ci recuperiamo un altro milioncino da loro. Visto che siamo rimasti praticamente senza soldi. E andiamo a ve ve vendere la spezia rossa. LOL. Allora, salve, spezia rossa a 13.000, ottimo. Gli altri invece non ne vuole niente delle altre, però ti vendo. Guarda, ottima storia. I like that. Mo' dovremmo recuperare un po' di astronavine dagli altri, però questi. Ok, loro ci stanno ancora a genio, cioè ci vanno a genio. E quindi un'altra astronavina ce la daranno. Diplomazia. Ok. Commercio, vogliono qualcosa, non case di niente, però hanno per caso quello che volevo mostrarvi. No, non ce l'hanno. Il deposito di spezia, non ce l'hanno, vabbè. Tra l'altro una cosa che non abbiamo mai fatto, ma che in realtà non è che non si possa fare, è la questione di comprare della spezia ad alcuni e rivenderla ad altri. All'inizio può essere molto comoda. Però... Eccellente, grazie mille. Commercio, volete qualcosa? La viola 48.000 non è il massimo, ma è discreto, nel senso che il massimo è 58.000. Potrei effettivamente... E hanno il motore interstellare a 300. Le altre no, non conviene vendergliele. Però la viola a 48.000 non è male. Allora io acquisterei questo e acquisterei due colonie intanto. Tanto che le colonie vanno sempre alla grande. E il coso dei buchi neri lo comprerei anche volentieri. Se riusciamo a vendere un po' di spezia viola può essere un'ottima cosa. Allora andiamo qua da Melilla. 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 Ah, questo è solo da 10. Però... si potrà potenziare abbastanza nei prossimi momenti. Altri 15, quindi andiamo a vendere 40 di spezia a una cifra non astronomica, ma abbastanza alta. 48.000 unità è un discreto guadagno. Allora, commercio, vi vendo 40 unità di questa, praticamente 2 milioni ci facciamo. Per cui sì, direi che possiamo anche acquistare il nostro affare che ci permette di passare per i buchi neri. E ottima cosa. L'impero me è neutro. Perché è sceso neutro? Ah, perché non li abbiamo aiutati contro i gialli. Vabbè, adesso li abbiamo picchiati i gialli, ragazzi. Cos'è che non va? Hai fallito le missioni, cioè il fatto che tu avevi chiesto aiuto, ho capito. Capisco. 29.000? No, non è tantissimo. Non è tantissimo, ma neanche loro hanno l'affare. Boh, chissà come mai. Nessuno più lo vende? Strano. Però strano. Comunque, visto che siamo a 13 minuti, direi che possiamo andare a fare. Prima che dall'Impero Mea, andiamo a fare una missione per gli Hypox, con i quali siamo già quasi alleati. E questo è il loro pianeta madre, forse adesso. Anche se un T1. Saluti, allora, missioni, avete qualcosa che... Ma Bataclan, siamo noi, spirito Bataclan. Non c'è problema. Si trova nel sistema Lukukube. Scusa, dovrei portarvi un mio rappresentante. Ma... certo che le missioni ogni tanto sono proprio a caso. Non è che posso andare a recuperare uno dei miei... Cioè, saluta me, scusa. Perché devo andare a recuperare uno dei miei sul mio pianeta? Ma andiamo nell'impero me che forse sono un po' più su furbi. Uno dei nostri pianeti giardino è in pericolo. L'estinzione di una specie cruciale. Ha sbilanciato l'ecologia del pianeta Barsino. La nostra unione con la natura è in pericolo. Ci unirai a salvare il pianeta Barsino e i suoi abitanti? Sì, perché questi con questo sfondo scoperto sono gli ecologisti. Bilanciare è una cosa che mi riesce meglio. Oh, no. Nessuno avrei altre domande, andiamo pure.
Allora andiamo sul loro pianeta. Ah, qua giù. Era un pianeta che non avevo mai visto. Che cos'è? È un sistema binario! Bellissimo, il primo sistema binario che vedo. Hai trovato una rara formazione galattica, è un sistema binario. Tra l'altro ieri stavo pensando ai sistemi binari, perché ieri c'era un... era particolarmente visibile Rigel come stella. Noi dobbiamo andare sul pianeta Barsini, che è questo. E Rigel è un pianeta con un... cioè una stella con una... con formazione ancora più particolare, perché è un sistema binario di cui uno dei due è un... di cui uno dei due è una stella, cioè è un sistema binario, cioè ha tre stelle che sono due sistemi, cioè non so se mi sono spiegato, forse no, però... Allora mettiamo un'erbivora. Stanno saccheggiando Roblena, oh santi numi. Vabbè, ma non è grave, anche se mi rubano della spezia. GG, basta che non mi distruggono gli edifici. Eh no, UFO ostili stanno attaccando, non sono dei pirati. Allora dovremmo andare in fretta, magari sono gli stessi Grox. Ok, fa rapporto al pianeta Boatta e poi torniamo subito via. Questo sistema binario è una cosa eccezionale, cioè è bellissimo. Quasi quasi ci metterei una colonia. Qua abbiamo... c'è un T1 con la spezia rosa? Subito, subito, subito. Ci metto una colonia, subito. Poi dopo andrò a sistemare tutto off camera mentre voi non vi annoiate. Ok, butta qua. Ah, il T1 non è completamente stabilizzato, ma ci tornerò poi. Non vi preoccupate, adesso lascio là un attimo e poi dopo ci torno. Se non altro ho preso il possesso del sistema che mi piace un sacco. È bellissimo questo sistema binario. È bellissimo. Allora, adesso andiamo qua a Boatta e poi andiamo a difendere Roblena. Che poi è un pianeta del Kaiser che non sarà niente, però... 130.000 spore crediti, perfetto. Diplomazia, secondo me dovremmo allearci. Ok, perfetto. Raggio gioioso medio adunata. Non so cosa sia adunata, però... Allora, andiamo su Roblena. No, no, su Roblena, su Roblena. Oh, santi nomi. Allora, andiamo qua. Di violenza. Dove sono sti pirati del Meng? Ah, ce n'è uno qua. Che non sono dei pirati, sono proprio degli UFO ostili, dice. Yeah! Saliamo di nuovo a livello. Mega missile protonico. Che credo sia uno di quelli usegetti in realtà. Essere supremo. Cioè, non abbiamo fatto un Kaiser finora, però. Vabbè. Altri avvisi. Cosa succede? Tempo che vola. Che succede al tempo che vola? Sono stati attaccati dagli Ipox probabilmente o dai Grox. Se mi dicono qua, yeah, quando vuoi commercio, dammi la tua spezia, già che ci siamo. Ah, forse loro ce l'hanno? No, questo è il raggio gioioso. Questo cos'è? Adunato. Chi mi ha raccolto le navi alleate fa aumentare i danni che infliggono per un breve periodo. Non mi interessa particolarmente. Questo è il deposito di spezia. Quello che ti dicevo prima. Qua ce l'hanno. Ne hanno 5, tra l'altro. Questo è bello, mega missile protonico guidato contro il bersaglio. Ma abbiamo pochi soldi adesso. Comunque, li com 33.000. No, potrei venderla di più la spezia verde. E la gialla dovremmo trovare qualcuno che la compra. Perché abbiamo la stiva piena. Che poi in realtà dovremmo. Cioè, più che dovremmo, potremmo. Ipox li attacca e non so cosa dirvi, ragazzi. Prima o poi dovrò eliminare uno dei due. Non so cosa Kaiser fare qua perché. Forse Ipox sta soccombendo. Non ha tanti pianeti poi Ipox, in realtà. Potrei comprargli tutti i sistemi quelli piccini e chiuderla lì. Cioè, nel senso, alla fin fine questi non è che sono particolarmente sviluppati. Potrei comprargli tutta sta roba e. Ah, l'unico problema è che non posso mantenere più una rotta commerciale contemporaneamente, vero?
Vediamo se mi fa fare una rotta commerciale. Aspetta un attimo. Questo è un T0, tra l'altro, quindi ve lo compro anche. Ok, perfetto. Missioni. No, non voglio la missione adesso. Commerciante 2, ok. Saluto in piacere. No, commercio. Se volete qualcosa, no, niente. Kaiser di niente. Però questo ce lo vendono molto meno. Il missile protonico lo acquisto a 600.000. La donata non so se mi può servire, ma. Bomba giustiziera è più grande della mini bomba. Non so se andare. Ma sì, prendiamola. Anche se quello più comodo è il mega impulso. Di cui però non abbiamo ancora altre. Sì, sta tenendo tutte e due le rotte contemporaneamente. Vabbè, meglio così. Allora, andiamo a ricaricarci un attimo e poi direi che possiamo concludere l'edificio. L'episodio qua. E io andrò a sistemare quegli altri pianeti off camera. Quindi io vi invito a lasciare un mi piace se per caso vi fosse piaciuto l'episodio. E a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.